Giornata di festa alla Lauricella di Agrigento, si è svolta con grande successo la quarta edizione della manifestazione conclusiva dell'anno scolastico intitolata Un giorno per un anno. Impegnati docenti, genitori e bambini in particolari esibizioni con costumi a tema, recite e balli. Insomma, uno spettacolo di tutto rispetto che ha coinvolto tutte le scuole primarie, sia il plesso Lauricella che quello del Giovanni Paolo II. Soddisfazione ha espresso il dirigente scolastico Anna Cassaro. I ragazzi stanno facendo festa in questo momento, sono entusiasti, ma anche noi adulti siamo entusiasti, gli insegnanti, il personale ATA, anche se con tanta fatica, ovviamente siamo molto contenti. Noi abbiamo voluto continuare una tradizione che in realtà risale a 4 anni fa e ci sembra un momento buono, un momento bello, un momento in cui appunto ci abbracciamo, ci salutiamo con la festa, con la gioia nel cuore, ma dando anche dei messaggi positivi alle famiglie e ai bambini. Quest'anno abbiamo voluto anche accompagnare questo momento con una pesca di beneficenza. Abbiamo ricevuto per fortuna una buona adesione da parte di qualche libreria che ha capito, diciamo, il senso di questa cosa e ci hanno donato dei libri. I bambini si sono chiaramente espressi attraverso danze coreografate, canti, e c'è anche il maestro Licausi che, diciamo, ci sta un attimo aiutando, aprendo la manifestazione, quindi anche negli intervalli ci sta regalando appunto delle belle canzoni di Gian Campione, le nostre canzoni, diciamo, della tradizione siciliana. Il nostro è un progetto che appunto ricalca un po' le orme dei progetti che abbiamo sempre sviluppato in questi anni sulla tematica della multiculturalità, quindi non solo riscoperta di quelle che sono le nostre tradizioni, i nostri balli, il nostro cibo, ma anche quello che è appunto il rapporto che poi, diciamo, noi cittadini del mondo in questo momento, anche se è un po' complicato, proviamo ad avere in maniera corretta. I bambini hanno allestito rappresentazioni tipiche della nostra cultura con balli tradizionali e racconti siciliani, ma anche coreografie di danza e interpretazioni di brani che parlavano di amicizia. Tanto impegno da parte loro, ma anche tanta gioia. Da quanto tempo vi preparate qui all'Istituto Lauricella per la festa di fine anno di quest'oggi? Da un sacco di tempo. Sei contenta dell'iniziativa di oggi? Cosa hai fatto? Tu hai recitato, hai ballato, cosa hai fatto? Ancora niente. E che cosa farai? Canteremo. Voi che cosa dovete fare in questo spettacolo di fine anno? Dobbiamo recitare. E che cosa reciterai? Una poesia. Una canzone. Tu che cosa hai preparato per questo spettacolo di fine anno? Due canzoni e dobbiamo fare la recita. E da quanto tempo ti stai preparando? Alcune settimane. Tu che cosa farai in questo spettacolo? Reciterò. Che cosa? Amici per la pelle. E di cosa si tratta? Di canti. È una canzone che parla di amicizia, di cosa parla? Di amicizia.